facciamo alcune osservazioni su questo teorema che abbiamo ora in questa fase. La prima osservazione che vi faccio è di proprio semplicemente già menzionato, non piacere esplicitarla. Quindi nei vari passaggi ho trovato questo risultato, che si può scrivere semplificando i segni meno grazie al fatto di aver, come ho detto, scelto la funzione di utilizzatore. Si può scrivere questo risultato in questo modo: la tensione che si manifesta ai morsetti del solenoide è pari alla derivata temporale del flusso concatenato col solenoide stesso. Segno meno si è cancellato grazie a questa scelta opportunamente. Questo è un risultato che useremo spesso: tensione uguale derivata del flusso concatenato, è una cosa che insomma ritornerà varie volte, mi faceva piacere esprimerla. Seconda osservazione, invece aggiungiamo qualche informazione, questa è solo un'osservazione di ciò che già c'era scritto. Che cosa accade se io rimuovo una delle ipotesi che ho fatto all'inizio? In particolare se rimuovo l'ipotesi di filo isolante perfetto, filo conduttore perfetto. Io ho supposto il filo di conduttore perfetto e ho ottenuto questo risultato che abbiamo visto. Ma se il filo non fosse di conduttore perfetto, cosa accadrebbe? Beh, dov'è che abbiamo sfruttato queste ipotesi? Sostanzialmente solo qui. Tutto il resto del ragionamento vale allo stesso identico modo, anche se il filo non è di conduttore perfetto, ma di conduttore usuale, di là. Tutto il resto fila perfettamente allo stesso modo. L'unica cosa che dovremmo fare è quindi considerare che questo termine non è più trascurabile. Quindi noi avremo, lo scrivo qui, ma facciamo così, sto ragionando su questa relazione, integrale sul gamma int, adesso il campo elettrico non è pari a zero all'interno del filo, ma si scriverà come eta j scalare al posto di e ci metto eta per j, sto dentro il filo, il conduttore non perfetto, c'è una sua resistività non nulla, eta è quello il risultato. Meno, poi in questo integrale abbiamo detto la tensione V, e qua al secondo membro L dei T, no? Al secondo membro ripete lo stesso ragionamento fatto per questo. L'ho riscritto quindi da qua. Quindi c'è questo pezzo in più rispetto a prima, a causa della rimozione di quelle ipotesi. Ma questo pezzo ci è familiare, è quello che abbiamo calcolato quando abbiamo studiato la resistenza del filo, esattamente quello. Quindi il risultato di questo integrale è la resistenza del filo con cui ho fatto il solenoide per i. Se il filo è di conduttore perfetto, la sua resistenza è 0, se il filo non è di conduttore perfetto, la sua resistenza non è 0 e sarà un certo valore. È legato alla lunghezza del filo, alla sezione del filo, tutto questo conosciamo, no? Quindi scriverò V uguale, cambiando i segni e portando un'altra parte, R per I più L di I di T. Qual è il modello circuitale equivalente quindi che viene fuori? Non è più solo un induttore, ma è la serie fra un induttore e un resistore, cioè qualcosa del genere. Questa è la resistenza del filo e questa è l'induttanza del conducente. Questo è il morsetto a B, questa è la tensione B e questa è la corrente B. Chiaramente se scrivessi le leggi di Kirchhoff otterrei esattamente la stessa relazione di questo. Quindi possiamo dire che un solenoide realizzato con un filo non conduttore perfetto ammette come circuito equivalente la serie fra un resistore e un induttore, in cui il resistore rappresenta proprio la resistenza del filo con cui faccio gli avvolgimenti, quindi legata alla lunghezza del filo, alla sezione come che conosciamo, e l'induttanza è pari al coefficiente all'induzione del solenoide che abbiamo studiato. Quindi,
per un certo oggetto fisico, solenoide, abbiamo due possibili circuiti equivalenti a seconda del materiale con cui abbiamo realizzato il filo sostanziale. Chiaro? Alle volte si parla anche di induttore reale, proprio per dire c'è una, abbiamo rimosso un'ipotesi di idealità, cioè che il filo sia un conduttore perfetto, per arrivare a quel modello che in realtà quindi è più aderente alla realtà, che tiene conto anche della resistenza, non nulla con cui è fatto il filo. Oh, questo stesso ragionamento può essere ripetuto anche per la linea bifilare, cioè la ipotesi. In particolare, sotto determinate ipotesi che studieremo poi nel corso di laurea magistrale con una certa approfondimento, se noi abbiamo un generatore da linea bifilare, che l'abbiamo visto prima, e il caldo all'interno, quindi abbiamo il generatore, poi due fili rettilinei indefiniti paralleli che collegano il generatore al carico e poi il carico stesso. Bene, volendo studiare il circuito equivalente di questo oggetto con ragionamenti analoghi, che poi ripeto approfondiremo a tempo debito, possiamo arrivare ad un circuito equivalente simile a quello fatto qui. In particolare la serie, qui abbiamo il generatore, e abbiamo come circuito equivalente della linea bifilare la serie di un resistore che rappresenta la resistenza dei fili vere e proprie e di un induttore che rappresenta l'induttanza della linea bifilare. Importante. Chiaro? Avete seguito? Riconoscete in questo schema circuitale quello che abbiamo utilizzato per calcolare la caduta di tensione. Quindi all'epoca abbiamo fatto il calcolo della caduta di tensione su uno schema circuitale di questo tipo, proprio perché questo schema circuitale rappresenta, come vi ho appena dimostrato, la linea bifilare sotto le ipotesi che abbiamo menzionato. Quindi ha senso forse il problema di quanto vale il valore efficace di questa tensione rispetto a questo, no, quello che abbiamo studiato con la caduta di tensione. Altra cosa che vale la pena di notare è che la formula della caduta di tensione, ricordate, delta V, cioè la differenza di valore efficace delle tensioni, si scrive come R, se questo è R e questo è Gx, supponiamo di essere Gx funzionale. Omega, no. Questa è la formula della caduta di tensione che abbiamo studiato in alcune lezioni fa, la sto semplicemente richiamando in questo contesto. Allora, quello che vi voglio far osservare è che abbiamo già commentato che questa formula di caduta di tensione può essere utilizzata per dimensionare i fili. Ricordate, ragionavamo in termini della sezione da scegliere per garantire una caduta di tensione che facesse funzionare a dovere gli apparati, gli utilizzatori. Ebbene, la sezione del filo che è il parametro di scelta sta nascosto qui nella resistenza, noi sappiamo che la resistenza è eta L diviso S, no? Quindi sta nascosta sicuramente qui dentro. Ma adesso sappiamo che sta nascosta anche qui dentro, in realtà, perché l'induttanza l'abbiamo calcolata prima. C'è il raggio del conduttore a denominatore sotto un logaritmo. L, no, sta qui. Tuttavia, vi ho fatto osservare precedentemente che la dipendenza del parametro L dal raggio, quindi dalla sezione, è di tipo logaritmico, che vuol dire che è una dipendenza più debole che non quella della resistenza, che invece è inversamente proporzionale alla sezione direttamente. Quindi, molto spesso, quando si fa il dimensionamento della sezione di un filo di collegamento tra un generatore e un carico, si assume questo parametro X, cioè il parametro L, come sostanzialmente noto, anche se noto non è, perché dipende dalla sezione. Tuttavia
è possibile dare di esso dei valori di stima diciamo abbastanza precisi, perché le sue variazioni a seguito della scelta della sezione non sono così drammatiche. Quindi spesso troverete, anche per esempio negli esercizi che ci troveremo a fare per il compito di elettrotecnica, ci troveremo ad assegnare il valore di x e a scegliere solo il valore di m. Questo perché appunto x spesse volte appunto può essere considerato grosso modo costante, perché la sua dipendenza è più debole. Avendo fatto questa questo passaggio logico dall'oggetto fisico al dipolo equivalente, pensiamo per esempio siamo nel caso ideale per semplificarci la vita, possiamo approfondire questa discussione e includere anche gli aspetti energetici, che sappiamo nell'induttore essere abbastanza delicati. Ricorderete, no? La questione che l'induttore è in grado di erogare energia perché l'assorbe precedentemente, insomma tutte le cose discutiamo in passato. Vediamo in questo contesto che cosa ciò significa alla luce di questa equivalenza fra solenoide e induttore. Allora, consideriamo l'induttore. Vabbè, ce l'ho già disegnato lì senza una disegno. Allora, noi sappiamo che l'induttore, visto dal punto di vista della teoria dei circuiti, assorbe una potenza Pias pari a V per I. Questa è potenza assorbita perché sull'induttore ho fatto la convenzione dell'utilizzatore. Se io considero quindi un intervallo di tempo infinitesimo dt, la energia assorbita dall'induttore in questo intervallo di tempo infinitesimo tagliamo de Bois è pari a potenza assorbita per dt. Ossia V per I di dt, ovvero ancora I per V dt. Perché l'ho scritta così? Perché adesso, avendo fatto lo studio del dispositivo fisico che in qualche modo realizza un induttore, cioè il solenoide, ho scoperto che la cosa che ho fatto osservare prima, la tensione è legata alla derivata del flusso concatenato con la spina. Questo è uno dei passaggi che ho fatto esplicitamente notare precedentemente. Quindi questa quantità si può scrivere anche in questo modo. Al posto di dt ci metto il defigame, il differenziale del flusso, grazie a quella proprietà che sta scritta, no? Adesso stiamo considerando il solenoide, quindi sappiamo anche quanto valgono il campo magnetico e l'induzione magnetica all'interno del solenoide stesso. Sappiamo in particolare che il campo H e il campo B sono uniformi, diretti assialmente, e il valore è questo per il campo H, no? E sappiamo anche che φ gamma, il flusso concatenato con la linea gamma che realizza il solenoide, è pari a n volte il flusso alla sezione V per S. Ricordate, dovremmo fare l'integrale su quella strana superficie elicoidale che si può approssimare, nelle ipotesi che abbiamo menzionato la scorsa lezione, come n volte l'integrale della sezione, ovvero n volte questa quantità, è tutto uniforme, quindi il flusso della sezione è b per s semplicemente. Allora, queste sono cose che abbiamo già visto, quindi vado rapido su questo. Allora, usiamo queste cose qui per metterle là dentro. Allora, al posto di ci metto h per l diviso r,
a Pellerelle, il ministro Pellerelle. Ho usato la prima relazione. E poi ho il differenziale di NB per S. O semplicemente sostituito. Adesso la quantità N e la quantità S non variano sul numero di spire e la sezione del solenoide, l'area della sezione del solenoide. Quindi certamente non variano, quindi le posso portare fuori dal segno di differenziale. Semplifico N S per L, che cos'è? S è, abbiamo detto, l'area della sezione, L è la lunghezza del solenoide, quello è il volume del solenoide. Immaginate lo 5 di valore. Poi diamo volume. Quindi vediamo che dal punto di vista fisico l'energia assorbita nell'intervallo infinitesimo dall'induttore si ritrova come prodotto di queste quantità. Volume per questo. Quindi a buon diritto questo la chiamiamo variazione infinitesima della densità di energia associata al campo magnetico. È una densità di energia perché, vedete, viene moltiplicata per un volume per fare un'energia, quindi è una densità di energia. È legato al campo magnetico perché, vedete, da esso dipende H del B, no? Che si può scrivere come il differenziale, atteso che B uguale B con 0 H nel vuoto, stanno sempre nel vuoto, ricordate? Atteso che vale questa relazione, questo si può scrivere così, per esempio. No. Vabbè, ho usato le regole di differenziazione del prodotto, no? Se devo fare il differenziale di b al quadrato, questo si scrive 2b di b. Semplifico il 2 con un mezzo e ritrovo esattamente questo. No. Ho usato questa relazione, non so se è semplice. Questo vuol dire che, appunto, la densità di energia del campo magnetico si scrive B quadro diviso 2 meno 0, ovvero un mezzo B con 0 H al quadrato, equivalente. Usando sempre lo stesso. Quindi, da questo ragionamento, ne deduciamo che l'energia assorbita dall'induttore si ritrova come energia immagazzinata nel campo magnetico che si instaura all'interno del solenoide stesso. Quindi l'induttore è in grado di fare da serbatoio di energia perché è in grado di immagazzinare energia all'interno del campo magnetico che si instaura nella regione di spazio del solenoide. Così come il condensatore usa come meccanismo di serbatoio il campo elettrico tra l'armatura, così invece l'induttore utilizza come serbatoio il campo magnetico all'interno della regione di spazio. Quindi sono due meccanismi fisici di immagazzinare per l'energia differenti, uno per il campo elettrico e uno sul campo magnetico. Possiamo in qualche modo generalizzare tutto quello che abbiamo detto a proposito di una spia, un solenoide e così via, al caso in cui abbiamo più oggetti di questo tipo. Chiaramente non ripeterò tutti i ragionamenti, vi lascerò generalizzare chiaramente con la vostra attenzione. Allora.
Allora, consideriamo due sfide. Gamma 1 e gamma 2. Le oriento così, come siamo alla lavagna, e suppongo che in essi circoli una corrente con 1 e con 2 rispettivamente, con gli orientamenti che coincidono quelli scelti sulla linea. Allora, quindi, prima noi abbiamo considerato il caso di una spira e abbiamo calcolato il coefficiente di autoinduzione della spira, abbiamo fatto tutti i ragionamenti che conosciamo. Adesso ne abbiamo due spira. Come possiamo scrivere? Chiaramente si può generalizzare facilmente a caso che ce ne siano n di queste spire, quello che diciamo è valido chiaramente in generale. Come possiamo scrivere il flusso concatenato con la spira 1? Beh, dobbiamo scrivere integrale su S gamma 1 di B scalare N per S, questa è la solita definizione. Una qualsiasi superficie che abbia per 1 la linea gamma con 1, ad esempio questa, orientata con la regola della mano destra. D'accordo? Ora, quello che cambia rispetto al caso precedente è che ora il campo magnetico è dovuto alla presenza non solo della corrente 1 ma anche della corrente 2. Quindi scriveremo il campo B come somma del contributo B con 1 dovuto alla corrente con 1 più il contributo B con 2 dovuto alla corrente con 2. L'integrale è fatto sempre su S gamma 1, visto recentemente, sul campo B che si scrive come somma di due. Allora, è facile rendersi conto, in base a quello che già abbiamo visto nel caso precedente, che questo primo pezzo è proporzionale alla corrente con 1. B con 1 è il campo della corrente con 1, è essa proporzionale. Quando faccio questo integrale viene fuori una cosa che è proporzionale alla corrente con 1. L con 1 altro non è che il coefficiente di autoinduzione della spira 1, quello che avevo calcolato fino a un minuto fa. D'altra parte B con 1 è il contributo del campo della spira 1, esattamente quello che stavo facendo. Quindi giustamente L con 1 è esattamente il parametro di autoinduzione, coefficiente di autoinduzione della spira 1, così come l'abbiamo calcolato precedentemente. Viceversa, questo pezzo, poiché è legato al campo B2 generato dalla corrente 2, dipenderà in maniera proporzionale alla corrente I con 2. Quindi scriverò questo. D'accordo? Analogo discorso posso fare per il flusso phi gamma 2, che è pari all'integrale su S gamma 2 di scalare N per S, integrale quindi su S gamma 2 di con 1 più di con 2. E quindi sarà pari a un termine proporzionale alla corrente con 1, questo qua, più un termine proporzionale alla corrente con 2, coincidente con il termine L2 e coincide con il coefficiente di autoinduzione della spira 2. I termini M12 e M21, quelli che legano, vedete, flusso sulla linea concatenato con 1 dovuto alla corrente 2 e viceversa, si chiamano coefficienti di mutua induzione. Questi sono i coefficienti di autoinduzione che già conosciamo, o autoinduttanza. Questi sono i coefficienti di mutua induzione o mutua induttanza fra le due spire. Allora, è possibile dimostrare che questi due coefficienti sono uguali, M12 e M21. Vediamolo.
Allora, M1, 2. Quindi voglio dimostrare che M1, 2 e M2, 1 sono uguali. Allora, M1, 2, come lo scriviamo? Allora, integrale su S gamma 1, B con 2, scalare M di S. Allora, utilizzo per fare questo calcolo il potenziale vettore che già conosciamo, ovvero una quantità A tale che il suo rotore fornisce il campo B. Vogliamo A2 per ricordarvi che questo non è pericolo 2 B, non è pericolo 2 il coefficiente della dimensione della corrente con il flusso facciamo così, vai, vai. Moltiplichiamo per il colunno e poi divideremo. Questo quindi è il primo di compresi, grazie. Esattamente. No, mi serve assolutamente, grazie, se non mi sarei mai rotto. Ok. Poi dopo semplificheremo i con due alla fine di tutto il ragionamento. Allora, dicevo. Per fare questo calcolo io utilizzo il potenziale vettore, la quantità A con 2 è tale per cui il suo rotore è pari a B2. Uso il pedice 2 per dire quello legato alla corrente 2. Adesso applico il termine Stokes. Vabbè, quindi invece di integrare il rotore sulla superficie faccio integrare sul bordo della superficie della quantità, no? Sulla cittadinista. A questo punto, mi ricordo quanto vale il potenziale vettore. Questo è un calcolo che abbiamo fatto qualche tempo fa. A2 è il punto P generico. Generico è dato da questa espressione qua, questo è l'integrale che calcolavamo qualche giorno fa. Micro 0 di 2 diviso 4 pi che è l'integrale del versore tangente alla linea 2, ma richiamiamo tutti i 2, va? Così ci ricordiamo la linea 2, mentre qui questo è il versore tangente alla linea 1, quindi lo scrivo 1, così li distinguiamo. Vado dato il punto pi primo su cui faccio l'integrale, quindi ci metto primo qui per dire il punto di integrazione varia in questo modo. E questa è la distanza tra il punto P e il punto P'. Questo è quello che vedevo qualche giorno. Allora, mettiamo questo qua dentro e vediamo che succede. Allora, integrale su gamma 1, anzi facciamo così, con 0 di 2 volte 2, con 0 di 2 diviso 4 più 3, integrale su gamma 1, integrale su gamma 2, di 1 P scalare 2 primo R di primo delle punte. Allora, qui vedete A2 l'ho supposto calcolato nel punto P, come detto prima, quindi anche T1 sta nel punto P. L'integrale qui L è fatto sul punto P. Al posto di A2 ci ho messo quell'espressione là e quindi viene, vedete, questo termine, vabbè, è un termine moltiplicativo, per questo doppio integrale su gamma 1 e gamma 2 di questa quantità. Questo è un doppio integrale di linea, si chiama integrale Neumann. Chiaramente quando vado a fare M1,2, grazie al suggerimento del vostro collega, io semplifico i con 2 qui e questo è M1,2.
Se io adesso ripeto lo stesso ragionamento su l'altro termine, lo facciamo rapidamente. Adesso quindi ripeto lo stesso ragionamento sul termine, quello della seconda equazione. Allora, che cosa scriverò? Integrale su S gamma 2 di con 1 scalare n di S uguale integrale su S gamma 2 di rotore di A con 1 scalare n di S uguale integrale su gamma 2 di A con 1 scalare T con 2 in L, ossia sono andando rapido perché lo stesso calcolo cambia solo gli indici, mi con 0 i con 1 diviso 4 pi greco integrale su gamma 2 integrale su gamma 1 di t2 di p scalare t1 di primo r p di primo del primo. Ho ripetuto lo stesso identico passaggio cambiando solo gli indici. Anche qui posso semplificare gli elementi comuni e gli ordini. Anche qui quindi ritrovo un integrale di Neumann, cioè un doppio integrale di linea con quell'espressione lì. Quello che è facile osservare è che questi due termini, una volta che ho semplificato le correnti, sono tra di loro uguali. E lo si vede facilmente perché T1 scalar T2 è uguale a T2 scalar T1. RPP' è lo stesso. Qua faccio prima l'integrale su gamma 1 e poi l'integrale su gamma 2, ma chiaramente posso scambiare l'integrale senza cambiare il risultato, e tutto il resto vedete uguale. Quindi questi due integrali sono uguali. Vi ricordo che le variabili integrazioni sono mutue, quindi posso chiamare come parametro, quello non è una differenza. Quindi questi due integrali sono uguali. M12, M21 sono uguali ad un unico coefficiente di mutua induzione che chiamo M. Bene, una volta definiti quindi queste quantità, questi coefficienti di mutua induzione, posso adesso farne il calcolo in alcune geometrie. In particolare, quella che facciamo adesso nello scorcio di lezione è la situazione del calcolo del coefficiente di mutua induzione fra due solenoidi rettilinei, uno dentro l'altro, quasiali. Cioè, in pratica, questa situazione qua. Ho un solenoide, fatto così, e un altro solenoide all'interno. Così. Vabbè, il disegno non si capisce niente, ma spero di aver seguito la mano mentre lo facevo. Visto dall'alto, che forse è un po' più efficace, accendo qui e faccio il disegno. Allora abbiamo un solenoide 1 in cui vi faccio una spina qui, questo è il solenoide esterno 1, dico 1. Ah, una cosa importante che non vi ho detto, ve la dico subito, scusate, il solenoide esterno, il solenoide interno di 2 fatto così. Questa è una spira del solenoide 1, una spira del solenoide 2. Immaginatevi dei replicati. I due solenoidi hanno la stessa lunghezza L, hanno un numero di spire in generale diverso e anche una sezione diversa. Questo sarà S1 e questo sarà S2. Due solenoidi uno dentro l'altro. Chiaro? La cosa importante che mi ero dimenticato di dirvi è che il coefficiente di mutua induzione M può avere segno qualsiasi, può essere positivo o negativo, dipende il segno solamente dagli orientamenti che noi scegliamo per le correnti. In altri termini, vabbè, possiamo farlo direttamente così: a seconda degli orientamenti mutui che io scelgo per i 1 e per i 2, il coefficiente di mutua induzione che adesso andremo a calcolare può avere segno più o segno meno, quindi non ha un senso fisico il segno. Mentre i coefficienti di autoinduzione sono intrinsecamente positivi,
coefficiente di induzione può essere anche negativo. Allora facciamo questo calcolo. Allora, il coefficiente di induzione si può calcolare in due modi sostanzialmente. Vedete, da questa definizione qua possiamo vedere come φ gamma 1 diviso i 2 quando i 1 è pari a 0. Vedete, ho calcolato m1 così. φ gamma 1 diviso i 2 quando i 1 è pari a 0. Ovvero ancora, dobbiamo dimostrare già che sono uguali, adesso lo riscontreremo nel caso particolare. Φ gamma 2 diviso i 1 quando i 2 è pari a 0. Ho usato l'altra possibile espressione. Allora, cancello qui e faccio questo dato rapidamente. Allora, facciamo questa prima parte. Φ gamma 1 diviso 2 quando 1 è pari a 0. Quindi che cosa sto dicendo? Usando questo sto accendendo la corrente con 2. Lascio la corrente con 1 spenta e valuto il flusso concatenato con 1. Quindi, quando accendo la corrente 2, il campo B2 a che cosa è pari? A B con 0. N2 per I con 2 diviso L. Questo è il campo del solenoide 2. Ho acceso la corrente 2. Dove si trova questo campo? Dove si trova questo campo? Si trova localizzato dentro. Perché il solenoide 2 è quello e sapete che il campo è confinato dentro il solenoide stesso. Allora, integrato su S gamma 1 di B 2 scalare N di S. Allora, S gamma 1 che cos'è? Qui ho fatto per voi. Perché S gamma 1 che cos'è? È una linea che ha per orlo il filo del solenoide 1. Quindi questo integrale è pari a n1 volte l'integrale su una sezione. Vediamo cosa sezione. Db2 scalare S. Adesso posso scrivere questo. E abbiamo n1 integrale di n2 con 0 n2 con 2 diviso l. Questo integrale, così come dicevo prima, si deve fare su tutta la sezione, quindi la sfera 1, però il campo b2 è non nullo solo e quindi rimane S1. E quindi il coefficiente di nudo induzione è N1, N2 di con 0 S2 diviso L. Ora sì. Se io facessi il calcolo di φ gamma 2 adesso, cioè quest'altra definizione per questo sommo, che cosa dovrei fare? Integrare su S gamma 2 di B1 scalare n di S con un altro ragionamento, poiché devo fare l'integrale sul filo che realizza il solenoide 2, troverò n2 volte l'integrale sulla sezione di B con 1 scalare n di S. Stavolta questa sezione però è la sezione della spina 2. Quindi è vero che il campo B con 1 è non nullo tutto quanto qui, ma l'integrale va fatto solamente su questa funzione qua. E quindi alla fine
il risultato è il campo B con 1, qui il valore è meno 0, N1, con 1 diviso L. Per ancora l'area S2, perché questa volta sto facendo l'integrale proprio sull'area S2. E quindi il coefficiente M pare al rapporto tra T gamma 2 con 1 è ancora uguale a quello che avevamo calcolato prima. Quindi riscontriamo in questo caso che appunto il coefficiente di atomo di iniezione è uguale. Bene. Allora, quello che vi vorrei lasciare per esercizio adesso è quello di svolgere ragionamenti analoghi a quelli che abbiamo fatto prima per l'induttore in questo caso. In altri termini, se io considero due induttori uno dentro l'altro, così come sono disegnati qui, nelle ipotesi che abbiamo menzionato precedentemente per il teorema di passaggio dalle coppie circuiti, immediatamente potete riconoscere che questo oggetto fisico, cioè due solenoidi uno dentro l'altro, con la validità della legge della magneto quasi statica, il filo con il filo del Faber, eccetera, eccetera, tutte le cose che abbiamo fatto prima, ammette come circuito equivalente un doppio bipolo circuiti mutuamente accoppiati. Ossia, è possibile dimostrare che le tensioni V1 e V2, le correnti V2 con questi riferimenti sono ben definite, ragionamento analogo a quello precedente, e che i legami che ci sono tra questi è doppio bipolo circuiti mutuamente accoppiati, abbiamo studiato diverse lezioni fa, e che in qualche modo è la generalizzazione del bipolo induttore, è un doppio bipolo che in qualche modo generalizza il bipolo. E in effetti adesso abbiamo visto che fisicamente per realizzarlo invece considero un solo solenoide, metto due solenoidi uno dentro l'altro e realizzo questo oggetto, questo doppio bipolo. E qui ne viene tutto quello che c'è di conseguenza. Vi ricordate, quando noi abbiamo studiato il doppio bipolo, circuiti mutuamente accoppiati, abbiamo fatto una serie di considerazioni sull'energia, per esempio. E vi ricordate, trovando la condizione n quadro minore uguale di L1 per L2. E la situazione di uguaglianza, n quadro uguale a L1 per L2, era detta di accoppiamento perfetto. Adesso possiamo verificare cosa significa questo dal punto di vista fisico, perché L1 è il coefficiente di induzione del solenoide esterno, cioè mi con 0 N1 quadro S1 diviso L. L2 è pari al coefficiente di autoinduzione del solenoide interno, quello che conosciamo, con 0 N2 quadro S2 diviso L, e il coefficiente M è quello che abbiamo appena visto. No, e quindi effettivamente L1 per L2 è pari a V con 0 quadro, N1 quadro, N2 quadro, S1, S2 diviso L quadro, mentre M quadro è pari a V con 0 quadro, N1 quadro, N2 quadro, S2 per S2 diviso
L quadro. Quindi vedete che L1 per L2 è sempre maggiore di M quadro, ammesso che S1 sia strettamente maggiore di S2. Cioè, fin tanto che i due solenoidi sono uno dentro l'altro, uno più piccolo e uno più grande, effettivamente M quadro è strettamente minore di L1 per L2. L'accoppiamento perfetto si ha quando S1 e S2 coincidono, cioè quando io metto due solenoidi in stretta sovrapposizione. Perché ciò viene fisicamente? Perché se io considero uno dei due solenoidi più stretto, allora c'è una parte di area che appartiene, di sezione, che appartiene solo a un solenoide ma non all'altro. In questa regione ci può essere del campo magnetico prodotto dalla corrente 1 che non risente della corrente 2. La condizione di accoppiamento perfetto, vi ricordate, già lo studiamo all'epoca, coincide con una situazione in cui comunque io scelgo una corrente, posso trovare un altro valore di corrente, la corrente 1, posso trovare un valore della corrente 2 tale da annullare l'energia del sistema. Questa è una cosa che dicevo all'epoca. E annullare l'energia del sistema significa annullare il campo magnetico, abbiamo visto prima. Se io ho i due solenoidi, uno dentro l'altro, uno più piccolo dell'altro, non riuscirò mai a fare questa cosa. Perché accendendo la corrente con 1 non troverò mai una corrente con 2 che mi compensa esattamente il campo di con 1. Perché ci sarà sempre questa regione anulare qua attorno in cui la corrente 2 non può intervenire. Quindi non può cancellare il campo di. L'unico modo per garantire l'accoppiamento perfetto è che i due solenoidi siano strettamente sovrapposti all'altro, in modo tale che accendendo la corrente 1 posso cancellare il campo della corrente 1 con la corrente 2 che la compensa esattamente. In ogni caso, dico questa cosa a chiacchiere, poi dopo ci interrompiamo, in ogni caso stiamo cominciando a intravedere come è possibile realizzare l'oggetto che abbiamo trovato, che abbiamo chiamato trasformatore. Ricordate, infatti, vi invito a riguardarvi queste cose perché mi rendo conto, magari abbiamo studiato un po' di tempo fa, possono non essere di presenti immediatamente. All'epoca studiamo che tramite un doppio bipolo circuiti rigidamente accoppiati possiamo in qualche modo realizzare un trasformatore, studiamo dei circuiti equivalenti, vi ricordate? Quindi qui intravediamo la possibilità di realizzare un trasformatore usando due solenoidi uno dentro l'altro. Quello che noi faremo nelle prossime lezioni, adesso a partire da domani, sarà cercare di in qualche modo migliorare questa situazione e vedremo che è possibile rendere più efficienti questi meccanismi di auto e mutua induzione usando opportuni materiali magnetici. I materiali magnetici ci aiutano proprio a realizzare la condizione di accoppiamento perfetto. Noi qui, vedete, siamo costretti a farlo geometricamente, cioè sovrapponendo i due solenoidi. Tramite l'utilizzo dei materiali magnetici che studieremo a partire da domani, riusciremo a realizzare l'accoppiamento perfetto anche, diciamo, più facilmente che non con queste sovrapposizioni geometriche. E quindi, diciamo, riusciremo poi a realizzare una serie di macchine elettriche da cui il trasformatore grazie a queste proprietà. Allora, direi che per oggi ci fermiamo qui, continuiamo domani.